Perché ti trasferiscono? Cambiamenti strutturali. Non Che significa? sono stati specifici, ma non sono l'unico ad essere trasferito. Siamo in tanti. Quando? Presto. Quanto presto? Aspetto che me lo dicano. Se ha a che fare con quell'indagine dovrebbero parlare con Himmler. Lui ci ha incoraggiato. Quindi non si tratta di questo. La politica. Non Allora vai da Hitler. Perché essere ridicola. Non no? Tu esegui i suoi ordini. dobbiamo affrontare i fatti. Dobbiamo andarcene. Devi andartene. Bene, bene, bene. Il tuo lavoro ora è a Oranienburg. Il mio è crescere i nostri figli. E lo farò qui. Non ho mai pensato che non saresti stata con me. Non mi è mai passato per la testa. Non mi porteranno via da qui. Questa è la nostra casa. Stiamo vivendo come abbiamo sempre sognato fin da quando avevamo 17 anni. Forse anche oltre i nostri sogni. Finalmente fuori dalla città. Con tutto quello che abbiamo sempre desiderato, tutto a portata di mano. E i nostri figli sono sani, sono forti, sono felici. Quello che il Führer ha detto su come dovremmo vivere, esattamente come stiamo vivendo noi. Andare ad est, Lebensraum. Eccolo qui. È questo. Io lo so che tu la pensi come me, ne sono certa. Arthur può trovare un altro posto dove vivere. Anzi, dovreste chiederlo come condizione. È il minimo che possano fare per voi. Potrà avere sicuramente anche lui un'altra sistemazione, un'altra casa schiera. Rudy. E Sì, ti ho sentito. dunque? E allora chiederò di parlare con Paul. Lavorerai sempre. Non ci vedremo mai. No. Mi mancherai. Questo è certo. Però tornerai a casa quando sarà possibile. Io sarò con te esattamente come tu sarai con me. E dopo la guerra coltiveremo. Come abbiamo programmato.